Ragazzuoli, se domani volete subito un nuovissimo episodio, arriviamo a 8000 mi piace per questo video. E scrivete qui sotto in un commento, che nome dovrò dare al nostro figlio? Bella raga, bentornati in questo nuovissimo episodio della carriera mod vita reale. Oggi raga siamo tornati qui in questo episodio perché ci stiamo dirigendo all'aeroporto, perché voleremo in Italia, precisamente a Torino, perché dovremo affrontare la Juventus in Champions League. Ma prima che il video incominci, come sempre vi ricordo che se ci seguite sul nostro profilo Instagram chiocciola Riccardo Dalotti e chiocciola zv.jackson, esatto, vi lasceremo like alla vostra ultima foto. Lo stiamo facendo tutti i giorni raga, la sera ci mettiamo lì e smanettiamo a mettere like a tutti perché siete in tantissimi, lo devo ammettere. Quindi l'unica cosa, ecco, pazientate un po', però ve lo lasciamo a tutti, prima o poi ve lo lasciamo a tutti, esatto. Quindi raga, dai con i pollicioni, dai con i segui su Instagram. Oggi in teoria dovremmo arrivare a 200.000 iscritti, se non erro, quindi dai oh raga, iscrivetevi, quindi iscrivetevi perché manca pochissimo per il 200k. Siamo arrivati all'aeroporto, eccoci qua, adesso si vola tutti quanti per Torino perché ci sarà il big match con la Juve e poi dovremmo incontrare Diletta, che ci ha telefonato e ci ha detto che ci deve dire una cosa importantissima, e quindi poi andremo a Bergamo a trovarla. Quindi andiamo. Ok raga, come starete vedendo dalla mia faccia e da quella del giocatore qui, abbiamo dato una rinfrescata al look di Dalotti, abbiamo cambiato un po' il capello, fatemi sapere se vi piace. Comunque, oggi siamo a Torino, siamo finalmente arrivati dopo aver preso l'aereo con la squadra, perché oggi ci sarà la partita di Champions League contro la Juventus. Noi abbiamo 3 punti nel girone, non ricordo se la Juve ha vinto, ma mi sembra di sì. Giochiamo questa partita importantissima, non sono titolari né Salah né Bobby Firmino, non so il motivo sinceramente. Tutto pronto, la Champions è qui. Chi è quello, regà? Sergio Ramos alla Juve? What? Vabbè, Alex Del Piero l'abbiamo visto, il nostro Rigitti con il nostro nuovo look. Paolo Dybala, CR7 ci sarà ancora? Eccolo qui, come no. È proprio lì che tocca il primo pallone e si comincia primo big match dell'anno, subito contro la Juve. Vai Rigitti contro Sergio Ramos. Rigitti, bravissimo, si destreggia, cerca l'1-2 con Shaqiri che lo prova, deviazione. Vai Shaqi, mandaci Shaqi, Rigitti contro Ramos. Prova a rientrare, lo lascia lì, Rigitti fino in fondo, oh, è rigore, raga, è rigorissimo quello, ma no, veramente, ci ha dato una spallata in faccia. Dopo dici, vabbè, non è per insultare gli juventini, raga, però dopo dici, la Juve ruba, ma guardate pure sulla play, dai, ancora Rigitti contro Sergio Ramos, questa volta vado subito al cross, nessuno riesce ad arrivarci, attenzione al cross in mezzo. Finisce il primo tempo, partita molto statica, regà, poche azioni da entrambe le parti, c'era un rigore eclatante secondo me per noi, però vabbè, dobbiamo impegnarci un po' di più questo secondo tempo se vogliamo portare i 3 punti a casa, anche se un pareggio non ci farebbe schifo. Non la perde lì che CR7, ci ha provato a mettercelo, ci ha mancato un soffio, CR7, Dybala, attenzione Dybala, scende, lo prova ancora Allison, fa la profondità, Rigitti da fermo palo! Palo, accidenti! Stavamo per sfoggiare il gol col nuovo look. Attenzione, ultima azione da Clas Costa. Ball cross, Ronaldo, palo anche loro. Era Dybala in rovesciata. Mamma mia, che partita, raga, che partita. Statica, ma negli ultimi 5 minuti si sono tipo scatenati. 0-0, partita relativamente brutta, a parte sul finale. Vabbè, ci portiamo a casa un punto, andiamo con le interviste e poi tutti di corsa a Bergamo perché Diletta ci deve dire una cosa importantissima. Bentornati amici sportivi, come sempre su Studio Sport, qui il vostro ZV, e quest'oggi siamo qua a Torino per la partita Juventus-Liverpool di Champions League, finita sul punteggio di 0-0. Ecco qua il nostro bomber Rigitti, Riccardo Dalotti ai nostri microfoni. Salve, buonasera. Ti vedo con una capigliatura diversa, come mai? Sì, ho dato una rinfrescata al look, ogni tanto l'ho fatta. Da Igor? Sì, da Igor, il mio parrucchiere di fiducia. E sì, oggi partita difficile, la Juventus è una delle migliori al mondo, 0-0, ci sta, abbiamo preso un palo,
anzi ho preso un palo e vabbè, purtroppo andrà così, un punto che comunque sia ci fa comodo in trasferta e puntiamo adesso al prossimo match che sarà contro il Beşiktaş. Grazie, bel taglio comunque. Grazie a Igor, fai il tuo complimento. Grazie mille, arrivederci. Ok raga, post partita con la Juventus, siamo a Bergamo perché ci stiamo dirigendo a casa di Diletta. Ebbene sì, adesso vi mostrerò anche la sua casa, però Diletta dovrà darci una notizia alquanto importante, ma ovviamente io già lo so, voi no, però lo scoprirete adesso in questo momento. Intanto raga, Diletta c'ha tipo una casa pazzesca, io già l'ho vista perché ci sono stato, c'è una casa che fa veramente paura e adesso ve la faccio vedere questa casuccia tanto tanto bella. Ok, questo intanto è tipo l'entrata, guardate che spettacolo che è l'entrata, fantastica, guardate qui che casone, andiamo. Ok, siamo entrati a casa di Diletta, raga, e guardate quanto è grossa. Apri, no, dov'è? Di qua. Ok, guardate quanto è grossa la casa di Diletta, raga, 100 volte meglio della nostra. Eccola laggiù la nostra Diletta, perché sì, raga, guardate il camino che bello intanto. Vi devo fare l'annuncio, ebbene sì. Diletta è incinta ragazzi, stiamo per attendere un nostro piccolo, è già incinta da 4 mesi, ecco il pancione che è molto strano, devo ammetterlo, questi sono i bug di GTA raga. Ok, questo è il suo panzone e sì, adesso vi faccio vedere anche la casa. Ok Diletta, non so come lo chiameremo ancora, voglio aspettare, voglio prendermi un po' di tempo, comunque vi faccio vedere la casa. Questa è la camera da letto di Diletta, raga, c'è il big money, c'è più big money di noi Diletta. Guardate che balcone, con che facciata, fantastico. Adesso vi faccio vedere poi il bagno, vi faccio vedere un po' tutto e poi andiamo in prossimo match perché non dobbiamo sconcentrarci. Questa è la cabina armadio dove ci sono gli abiti anche dei genitori, perché lei vive ancora con i genitori giustamente. E poi questo è il suo bagno, cioè questa è solo la sua stanza raga, guardate che bagno, cioè in confronto al nostro è tipo una villa spaziale questo bagno. Vabbè, torniamoci di sotto. Diletta, sono contento che sei incinta, il tempo attende, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo con il prossimo match. Ok raga, ci siamo, secondo match, abbiamo appena scoperto che Diletta è incinta, sono stracontento, staremo per aspettare un bambino, non vedo davvero l'ora, un Talotti Junior, come potremmo chiamarlo raga, Talox Junior, fatemi sapere qui sotto come vorreste chiamarlo il nostro figlio, ovviamente se è maschio perché ancora non sappiamo né se è maschio né se è femmina. Quindi, ora che abbiamo ricevuto questa bella notizia, innanzitutto, raga, mettiamoci le maniche corte. Vabbè, comunque sia, andiamo con il match, dobbiamo segnare un gol da dedicare al nostro figlio, raga. C'ho già l'esultanza pronta, calcolate, Tutto pronto, qui, a Old Trafford, lo stadio del Manchester United. Tifosi scatenati per il secondo big match dell'anno tra Manchester United e Liverpool. Sarà tutto esaurito oggi al Trafford, sicuro. La Premier League va in scena, siamo terzi in campionato. Dobbiamo cercare di vincere questo match perché sarebbe troppo, ma troppo importante. Vai Shaqiri, mandami subito in profondità Shaqiri. Così, così, così. Righetti, lo prova! Risponde De Gea, forse potevamo accentrarci un po' di più, Attenzione, al cross! Vai Righetti, sull'anticipo, bravissimo così, fino in fondo. Stavolta sterza invece di crossare, due volte ho esagerato. Mandaci in profondità, Righetti non passa, oggi regà non si passa. Righetti, aggancio il pallone. Regà non ci fa passare uno oggi. Vai Righetti sul controllo, non trova nessuno, è costretto allo scarico. No, ce l'ha levata. Ancora buona, Righetti lo prova, fucilata, ma niente da fare, raga, oggi sono stregate le partite. Vai Righetti, lo prova, ancora Stoake, raga, un muro Stoake, Shaqiri cross, tira! Raga, è maledetto sto video, hashtag maledetto se siete arrivati qui, Mandaci, vai Righetti, messo giù, infame, sei uno snitch. Bailly, sei uno snitch, è rosso, ma come giallo. Mo entra Salah. Vedi che faccio sto gol, Salah, va, faccio il piacere. Momo, la gira! Che ha preso De Gea. Attenzione, Alisson risponde, corner. Ma la partita è praticamente terminata qui. Regà, 2-0-0 non ci volevano in questo episodio, mamma mia. 2-0-0 mai visti in un episodio così. Siamo stati tanto sfortunati, andiamo con le interviste e poi ci salutiamo.
Bentornati amici sportivi, come sempre qui il vostro ZV su Studio Sport. Siamo a Manchester per la partita Manchester United-Liverpool finita sul punteggio di 0-0. Ai nostri microfoni abbiamo Ricky T, il nostro bomber d'attacco. Ricky T, come andata? Buonasera, è stato anche oggi un periodo un po' che in attacco facciamo fatica. Mi sto ancora trovando i miei spazi. Però secondo me, posso dirti la mia, sono uscite delle news che ti ritraggono come padre a breve. Quindi magari hai un po' la testa altrove. Sì, diciamo è quello il mio primo pensiero. Mia moglie è incinta da poco, sono 4 mesi che è incinta, abbiamo avuto la conferma l'altro giorno. Comunque allora complimenti, io ti grazie, grazie mille. Questa volta da uomo, non da intervistatore. Grazie, quindi, grazie. Bocca al lupo, grazie. E prossimo gol dedicato al piccolo o alla piccola. Sì, già lo volevo fare oggi, ma purtroppo andava male. Arrivederci. Ragazzi, spero esperimenti questi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e schiacca ancora l'hai fatto. Come sempre qui dal Buon Talox è tutto. Team Talox, Team Different. Ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella!